programma che va in onda dal teatro Traetta di Bitonto, che ringraziamo. Un programma offerto da Ideal Pasticceria, Villa Maria di Crispiano, Adri Ascensori e Aru Sushi Restaurant di Bitonto. Applauso, grazie! Come ogni programma che si rispetti, anche se programma, chiamarlo programma è un po' pretenzioso, noi abbiamo una sigla che comincia adesso. Pronti? La sigla di Rimba News! Rimba News, Rimba News, Rimba News, Rimba News. Meno notizie come le vuoi tu, sono solo in Rimba News. Rimba News, Rimba News, Rimba News, Rimba News. Se delle notizie ci puoi ridere su, allora segui Rimba News. Ai quotidiani, ai quotidiani, ai telegiornali, noi preferiamo, noi preferiamo. Le notizie in tempo surreale. Rimba News, Rimba News, Rimba News. Ehi fratello, il mare è più trivello e tu sei triste perché l'Europa l'ha vinto il Portogallo. L'Inghilterra dall'Europa esce, mentre da noi la disoccupazione cresce. Referendum no, referendum sì, mi porta solo del divorzio fra Peppino e la Jolie. Per Fertini ti dei, del ponte sullo stretto, io me ne foto. Di te l'Italia pazza, e penso ancora al rigore di Zaza. Rimba News, no, Rimba News. Scusa, scusa, ma pure io devo fare il... Stiamo cominciando malissimo, che cosa vuoi fare tu? Pure io devo fare il rigore come Pelé. Allora, aspetta, è una sigla, non si può... Non si può... L'hai fatto ed è giusto, lo faccio. Ma non può durare 6 ore e 40. No, no, scusa, metti un attimo la musica di Pelé. Battere il rigore, devi batterlo prima. L'ho mandato in esterna. E cosa hai portato in esterna? Pardon. Le notizie come le vuoi tu. 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 Ci vuoi rider su, se le notizie ci vuoi rider su, allora segui Rimba News con la Rimba Band. Rimba Band. Grazie, grazie. In una settimana così bollente non possiamo non parlare del referendum. Referendum sì, referendum no, e il telegiornale in tutti... Happy. No, ragazzi, ce la faccio già. Happy. Apple pen. Allora, a parte il fatto che hai ciccato clamorosamente il testo, che è di una semplicità imbarazzante. Comunque stiamo parlando di notizie, te ne devi andare, questa cosa proprio non la sopporto. I have the pen. Te ne devi andare. Dicevo, no, no! Ragazzi, se vi ci mettete anche voi diventa difficilissimo. Allora, dicevo, referendum. Referendum no, referendum sì. Quello che ci fanno credere dai telegiornali è che se votiamo... Non ce l'ho. Allora, io non ce la posso fare, eh. E già,
Fermi. Allora, Apple Pen non si fa perché questo è un programma che parla di notizie. Tu sei un attimino fuori contesto con quel baffetto e gli occhiali imbarazzati. Ho fatto notizie questo, 81 milioni di visualizzazioni. Ma non ce ne frega niente. Dicevo, referendum no, referendum sì. I telegiornali ci fanno credere che se votiamo sì, se vince il sì, l'Italia diventa improvvisamente un paese felice. Un paese dove regnerà prosperità, felicità, ricchezza e opulenza. Se invece dovesse vincere il no, finiremo nel baratro. Sarà l'apocalisse e saremo costretti a vita a mangiare pane e cipolla. I am a pan, I am a cipolla. Cipolla con pan. Te ne vedi andare, aspetta. Ma tutta schiaccia. Ma sono veramente in difficoltà, grazie. Allora, aspetta, c'è Livio Costarella, vi prego di accoglierlo con un applauso. Livio ha il compito di dar voce a voi che ci seguite da casa. Cosa ci dicono? Vabbè, a parte i commenti grandi, bravi, vabbè. Nicoletta scrive che siete pronti per la prima serata su Rai 1. Grande Nicoletta, grazie! Ma a noi piacciono le cose difficili, le cose dove il pubblico non paga! Con le notizie, una notizia che mi ha fatto veramente ridere, io quando l'ho vista sembrava inquietante, ma in realtà io ho riso di brutto. L'ISIS minaccia i gatti, cioè, ma non mi fa ridere, l'ISIS minaccia i gatti. Adesso io lo so, voi magari avete a casa un gattino che è un po' terrorizzato, un po' spaventato da questa notizia dell'ISIS che minaccia i gatti. Adesso noi vorremmo fare un pezzo per risollevare l'umore dei gatti, quindi voi che siete da casa prendete il telefonino, avvicinatelo all'orecchio del gatto e fategli sentire questa canzone. 44 gatti, fila per sei con il resto di due, si unirono compatti, fila per sei con il resto di due. 6 per 7, 42, più 2, 44. Lasci in pace! No! Lasci in pace quell'animale! No! Ho paura! Tu non stai per fare quello che tu ti dici! Non sarò complice di questo abominio! Scusa, ho che parla arabo! No, è giusto, capisci? Tiro sulla coda, ma non faccio troppo male a te! No! 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 43 gatti, fila per sei con resto di uno, si unirono compatti, fila per sei con resto di uno. 6 per 7, 43, più 1, 43. È il bello della diretta! Allora, fermi! Livio, adesso dovevi intervenire perché c'è un tempo tecnico. Cosa ci dicono da casa? Roberto De Candia dice fateci vedere il rosso. Facciamo un primo piano sul... Non c'è! De Candia, fatti gli affaracci tuoi! Tiziana vuole un saluto in diretta, per esempio. Tiziana, ti salutiamo e ti salutano tutti gli amici del Teatro Traetta. Franco dice tutta Milano vi guarda, anche Corona da San Vittore. Grandissimo! Ciao Corona! Ti odio, sei tutto quello che non vorrei essere. Va bene, andiamo avanti con le notizie. Una notizia incredibile. È stata la settimana più bollente in tutti i sensi della vita di Donald Trump. Accusato di sessismo. Un personaggio
sudicio, un personaggio che non sa più come difendersi, ha avuto un incontro-scontro con Hillary Clinton, ne sarà uscito devastato psicologicamente, ma noi, nonostante tutto, amici, siamo riusciti ad averlo. Ad averlo qui, al Teatro Traetta di Bitonto, per la prima puntata di Rimba News. Siete ansiosi di vederlo? Sì! Signori, direttamente dagli Stati Uniti d'America, il candidato presidente Donald Trump! Allora, placate il vostro entusiasmo. Welcome, Mr. Donald Trump, and thank you for coming here in Bitonto. Non occorre, che parli inglese, parlo benissimo italiano. Ah, lei parla italiano, questa è una bella notizia. Adatteo, sono stato un sacco di tempo qui a Barletto, ho fatto il servizio militare. Ha fatto servizio militare a Barletto, che meraviglia. Quindi possiamo parlare... Scusa, giusto. Ma lei è solito portarsi dietro sempre la Statua della Libertà? Non si sa mai, ma essere un bricchiere con un altro, okay. Sempre meglio tenerla qui a portata di mano. Ok, ma... Per favore, lei è stato accusato di sessismo, lei ha rilasciato delle dichiarazioni incredibili per difendersi, ma ciò che conta è che lei è un sessista per gli americani. Tante fandonie sono state dette, tante. Tanto penso io sulle donne, io amo, lei ha, le donne. Lei ha profondo rispetto per le donne. Conosce mia moglie? Io sì, la conosco. Ho tanto, innamoratissimo di mia moglie. Mia figlia conosce? Sì. Gran figa. Non si può dire, questa, siamo in fascia protetta. Comunque, lei è stato accusato di sessismo, no? Come si vuole difendere? Bugia, assolutamente bugia, sono tutte fandonie, io non ho mai fatto una cosa di... Dai! Non puoi palpeggiare, è la statua, è vilipendio questo. Ma lo porto insieme apposta. Ah, per palpeggiarlo, e come scusa, fa? Giusto. Ogni tanto sono fatto pazzo. Ho notato, però comunque Donald Trump, lei ha anche detto che le donne dopo i 35 anni sono cestinabili, vanno cestinate, vanno lasciate. Quando mai? Le stava scappando. Dopo 35 anni sono piuttosto, sono più... vedi per esempio, c'è il signore, quanti anni? 36, 37, stai tosto. Per favore. L'ho visto su YouPorn. La smetta! Su YouPorn. Pagina MILF. Ma la deve smettere. Lei si sta facendo un autogol pazzesco. Lei alla vigilia di Natale? No, quale vigilia? Della presidenza. La deve smettere. Non può palpeggiare la Statua della Libertà. Come sta? Lei ha 30 secondi per lanciare un messaggio a tutte le donne e convincerle della sua innocenza rispetto al sessismo. Tra l'altro, notizia di stamattina, Donald Trump è stato accusato addirittura di molestie sessuali da 4 donne. Quindi lei è un delinquente. Da dance. C'è un po' di slang americano. Allora, posso dire? Sì. Lanci un messaggio a tutte le donne. Allora, 335 482 1717. E che cos'è? Il numero mio. Per fare. Chiamate il numero mio. Mi raccomando. Lei vagamente mi ricorda me. Ha detto me. Ho capito. Vagamente mi ricorda un altro politico italiano che sta lentamente lasciando la scena. E che vabbè, che ricorda anche quello presente in realtà. Ma voi repubblicani. Lasci perdere. Voi repubblicani avete anche un inno? Assolutamente sì, vuole sentire? Mi sono portato il pianista da Francoforte. Prego, maestro. Ho capito tutto. Se ne devi andare, fuori! Abbiamo il nostro Vauro, ce l'abbiamo, il di Bitonto è un mio amico proprio d'infanzia, anzi eravamo amici prima di nascere, amici Pierfrancesco Uva!
Allora, Piero, velocemente. Partiamo dalla notizia del giorno, purtroppo un po' triste, dalla morte del premio Nobel della letteratura nel 1997, Dario Fo. In questo caso, Dario Fo. Dario, un omaggio, un applauso. Grandissimo. Poi, andiamo avanti. Andiamo sul locale. Praticamente il sindaco della città metropolitana di Bari, anche il sindaco di Bari, è stato eletto presidente dell'ANCI. Quindi praticamente mi sono rifatto un po' la frase di Giulio Cesare nella battaglia di Zela, che disse: venivi di vinci, venivi di bici, perché lui è stato ex assessore. È forte, è forte. Andiamo avanti. Per un premio Nobel che va via, un premio Nobel nuovo, nuovo di zecca, proprio oggi Dylan ha avuto il premio Nobel per la letteratura. Grande, grande! Ma questo è Dylan Dog. Dylan Dog, vabbè, batte, se non c'è il premio. Quello è l'omaggio a voi. Ecco, a posto. L'accusa. con la chioma tocca le chiappe, è un tormento questo. Grazie Pier, ci vediamo la prossima. Ok. Io quando vedo certi personaggi divento matto, perché in Italia c'è un'usanza veramente agghiacciante, direi. Se tu sei un po' delinquente, corri il rischio di diventare famoso, corri il rischio di diventare una celebrità e di fare le serate in discoteca. Però se continui, se perseveri nella delinquenza, prima o poi finisci in un posto. E probabilmente è giusto che in quel posto tu ci resti a vita. Allora, io chiuderei la puntata con lui, perché questa frase è proprio calza a pennello. Mettimi un po' di musica, Rosso, che sei bravissimo come al solito. Ancora non si è capito che soltanto nel divertimento, gratis, nella passione e nel ridere si ottiene una vera crescita culturale. Grazie a tutti, ci vediamo giovedì.